Buongiorno bimbi, oggi con voi volevo fare un ripasso di quelli che sono gli stati della materia dell'acqua. Vi ricordate intanto che la molecola dell'acqua è fatta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. L'acqua è capace di passare dallo stato solido a quello liquido fino a quello gassoso. Tutto succede in seguito al cambiamento della temperatura, quindi del calore. Quando passiamo dallo stato solido a quello liquido, avviene una fusione. C'è maggior calore, il ghiaccio si scioglie e diventa liquido. Quando passiamo dallo stato liquido a quello gassoso, l'acqua, sempre per maggior calore, evapora. Mentre quando passiamo dallo stato gassoso a quello liquido, cioè il vapore acqueo torna ad essere liquido, questo passaggio si chiama condensazione. Infine, il passaggio dallo stato liquido a quello solido si chiama solidificazione. In questi ultimi due passaggi il calore è inferiore, cioè non sarà maggiore come prima, ma farà più freddo.